A questo proposito, anche a livello formale, appunto, per la poesia, abbiamo notato che c'è una tendenza alla sospensione, alla non chiusura, periodi che non chiudono mai. Però tutte le poesie sono sancite dal punto, dalla chiusura del punto, appunto. Quindi pensavamo se si potesse dire che anche proprio a livello formale, la poesia non sia specchio di quella monade che hai voluto rappresentare. Beh, prima di rispondere a questa domanda vorrei però rispondere alla seconda domanda che ho lasciato in sospeso riguardo alla dialettica poesia-prosa e al fatto che la poesia sembra lasciare più spazio alla prosa verso la fine, parallelamente alla definizione della vita che all'interno di questo libro viene raccontata. Io non so se sia così. Nel libro, secondo me, non è così, perché alcune delle parti in prosa più lunghe si trovano in realtà all'inizio. È vero che nella prima sezione non ci sono parti in prosa, però nella seconda ce ne sono due e sono tra le più lunghe. Ciò che è vero è questo, e qui torno alla primissima domanda che era stata posta. È vero per un verso che come la visione di chi ha scritto questo libro, la visione della vita di chi ha scritto questo libro era ed è rimane epifanica, l'idea che si viva per frammenti, per attimi, per illuminazioni, all'interno di di un rumore di fondo che non si illumina e sostanzialmente non è narrabile, inenarrabile. Allo stesso modo, queste poesie sono poche. Questo libro è stato scritto in 10 anni e dura 66 pagine. Io scrivo poco. Scrivo poco e solo quando è necessario. E scrivo sempre a partire da un'esperienza vissuta, cioè da una epifania. Aggiungo idiosincraticamente anche che non amo i poeti di mestiere. Non voglio diventare un poeta di mestiere e non voglio riscrivere 2 volte questo libro. Per me questo libro può anche rimanere il mio unico libro di poesia. Non è un problema, non è importante, non voglio diventare un poeta di mestiere, non ho rispetto per i poeti di mestiere che per tutta la vita estenuano un momento di ispirazione iniziale, una mitologia di partenza, riducendola di libro in libro, depotenziandola come una radiazione che perda forza, energia nel corso degli anni. Questo non deve accadere. E per fedeltà al tipo di esperienza che questo libro vuole raccontare. È vero che nel corso degli anni mi sono avvicinato sempre di più alla prosa e distaccato dalla scrittura in versi. E adesso trovo difficile scrivere in versi e a volte anche tollerare le scritture in versi altrui. È difficile dire perché questo accada, è difficile dire perché senta sempre di più come difficilmente recuperarle quel momento di concentrazione formale che sta per una concentrazione esistenziale, esperienziale, filosofica, che è necessaria per scrivere in versi. Come se forse stessi perdendo la capacità di avere delle autentiche epifanie, e l'elemento riflessivo stesse prevalendo, riflessivo, meditativo e narrativo. Questo è vero, questo è un elemento reale. Dopo i mondi non ho scritto in versi, ho scritto una sola prosa e non so se continuerò a scrivere, devo dire non mi interessa. Inserirmi riprendendo anche la domanda di Eugenio. Questo, diciamo, almeno leggendo la raccolta,
e andando incontro, diciamo, al periodo finale dell'esperienza biografica che viene raccontata, ci si rende conto che si arriva sempre di più a constatare quindi questa difficoltà di condivisione con gli altri, quindi a constatare la situazione di tutte queste monadi che convivono ma non condividono. E allora, riprendendo il discorso formale, ma concentrandoci più che sulla prosa, sulla poesia, che spesso viene lasciata appunto in sospeso, come diceva Eugenio, e la mia domanda può diciamo, affiancarsi a quella di Eugenio, quindi di chiedere se la formalità della poesia può essere sì una formalità che tende a vedere anche la monade, ma anche sentendoti parlare di questa difficoltà a scrivere in poesia, più si avanza verso la consapevolezza della solitudine, se non può essere anche un modo di lasciare in sospeso le cose, di lasciare in sospeso un messaggio che qualcun altro, in questo caso il lettore, possa terminare, e quindi cercando di creare un luogo di incontro. E più si avanza invece verso la consapevolezza della solitudine, più diventa difficile anche avere la speranza di quell'incontro. Il punto è questo, che leggendo il libro come un... iuxta propria principia, questa conclusione è legittima. Il fatto è che il libro non è stato scritto nell'ordine in cui viene presentato al lettore, cioè il libro è stato costruito in momenti che non coincidono con l'ordine di presentazione dei testi al lettore, né con la biografia della persona lirica di cui il libro ricostruisce la storia. Quindi quello che tu dici è vero se si considera la forma libro, non è vero biograficamente, non c'è questa coincidenza biografica, c'è però una progressiva allontanamento dal verso biografico, questo sì, che però nel libro non si dovrebbe vedere, nella misura in cui due delle prose più lunghe sono inserite relativamente presto nel libro stesso. Era rimasta in sospeso la domanda sulla dialettica tra chiusura ed apertura. Il libro tende alla poesia finale e vuole rimanere aperto fino alla poesia finale, che è scelta non a caso, si conclude con la parola tematica, forse più importante della raccolta. Per arrivare a quel punto c'era bisogno che il lettore avesse l'impressione di un elemento narrativo romanzesco all'interno della raccolta stessa, che ovviamente non andava creato in termini di trama o di facile effetto narrativo, ma dando al lettore il senso che non si fosse ancora giunti alla conclusione. Mentre con l'ultima poesia, io credo, il lettore ha questa impressione, cioè il libro non può non finire lì e non può che essere finito in quel momento quando arriva l'ultimo verso. Il fatto che tu dica, che tu descriva il libro in questo modo, per me è una rassicurazione, in una certa maniera, cioè vuol dire che quell'effetto è stato raggiunto.